Buongiorno miei cari spettatori, adesso una ricetta che farà contenti dai grandi ai piccini. Innanzitutto partiamo dagli ingredienti. Allora, il primo ingrediente principale sono le scarpe del bottegone della calzatura, logicamente. Vedete? Belle, comode, sane. Eccole qua. Però non dimentichiamoci che per fare una ricetta gustosa, che piace a tutti, che accontenti davvero tutti, oltre all'ingrediente principale bisogna accompagnare tutto da un bel battuto di prezzi, bisogna tagliarli, e per fare questo io ho bisogno del capo, che del battuto, quello che davvero sa tagliare tutti i prezzi, e chiamo lo chef Marcello, ed ecco a voi lo chef. Salve. Marcello. Salve a tutti, buongiorno signorina. Bene, salve. Perché venga, anzi, salve. Perché io sto spiegando. Bentrovata. Grazie, sempre così gentile lei. Sto spiegando che ci sono delle scarpe e degli ingredienti principali con un battuto di prezzi, perché questi prezzi sono troppo alti. Troppo alti! Non le voglio vedere, cosa mi consiglia lei? Lo sa che lei? C'è un padrone in cucina? Mi allontano subito. Si chiama Mannaia. Mannaia e il mattarello, la padrona e la mannaia. Quindi? Allora, per fare a pezzi i prezzi, che qui stiamo parlando di prezzi del bottegone della calzatura già bassi, siamo in luglio, ci sono i saldi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, chiaramente, una volta messe le calzature e i prezzi nella pentola, belle, quando ci sono è avvenuta la caramellizzazione dei prezzi, vede? La ecco, bisogna incidere in questo lato, facendo chiaramente attenzione a non portarsi via le dita, chiaramente, e poi con decisione, ecco, scannificare questi prezzi che erano già bassi, ecco, non voglio chiaramente vedere questo disordine signora, no, perché, siamo tutto, ecco. ha ragione. Tagliare i prezzi vuol dire così, farne un battuto una volta chiaramente fatti i pezzi più grossi, bisogna farne un battuto con vari condimenti, servizio, parcheggio, prezzemolo, carta di credito, aria condizionata, che troverete qui al bottegone della calzatura. Ed in più c'è un ingrediente segreto. Il dado. No, il dado sta il bene. Il sale, no. Marino, quello rosa. C'è l'ingrediente segreto del bottegone della calzatura. Prezzi bassi, chiaramente. Prezzi bassi. Tanto assortimento, che tutti i giorni arrivano i nuovi... Sì. I nuovi ingredienti, i nuovi prodotti, le nuove calzature, sia da uomo che da donna e da bambino, le valigie, eccetera. Qual è l'ingrediente segreto dei saldi del bottegone calzatura? Io l'annuso. L'annuso, questo è, dato che siamo anche qui vicino alla cassa, il rimborso benzina. Ha detto proprio bene, non se l'è dimenticato questa volta. L'ingrediente segreto, oltre a, chiaramente, ingredienti di qualità, prezzi bassi, del servizio, 45 anni di esperienza e anche oltre, c'è il famoso e inimitabile rimborso benzina adesso al bottegone della calzatura. Quindi venite, parcheggiate gratis, vi fate una bella girata nel parco dell'Alta Valdera, vi mangiate un bel gelato, vi bevete un bel bicchiere di vino sano di Terricciolo, di Laiatico, vi fate una bella girata in questo bel posto, al centro di questo bel posto trovate il bottegone della calzatura con gli sconti, con la qualità, con tanta merce. Fino al 70%. Da uomo, donna e bambino, saldi da paura, con sconti fino al 70%, ed in più, ingrediente segreto, rimborso benzina alla cassa del 10%. Vero? Avete preso appunto? Sì, che con questa ricetta farete contenti nonni, genitori, bambini, vicini di casa, e potrete fare anche tutti i regali che volete, perché noi si vogliono pochissimi soldi. E chiaramente vi ramentiamo che non scontiamo merce di rimanenza di magazzino, ma scontiamo quella attuale. Le Geox appena arrivate, anche Sandy, Skechers, eccetera. Chiaramente ci sono degli sconti, guarda, dal 10 al 70%. Italiani! Quindi venite sicuri di risparmiare, di trovare un assortimento, vi fate magari una giornata meno di mare, magari quella giornata che il tempo è nuvoloso, vi venite a fare una girata alla Rosa di Ricciola, al Bottegone della Calzatura. Il 5 luglio siamo aperti. Noi abbiamo la cucina sempre aperta, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20, anche domenica 5. Quindi non ci resta altro che dirvi, venite con la fame sì, di risparmiare, di sicuri di risparmiare, e venite con la bolliera vuota, come diceva mio padre Giuseppe, perché la riempirete sicuramente di grandi affari, sapendo che alla cassa, oltre agli sconti, vi verrà applicato sulla spesa totale il 10% per rimborso sappiamo tutti benzina. I prezzi sono strappati. Arrivederci e buon appetito.